Quindi oggi parliamo di teatro con Tamara Malleo. Buongiorno Tamara. Buongiorno Fabio, buongiorno Lorenzo. Ciao, e buongiorno. Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Crystal Radio e di Good Morning Milano. Buongiorno. Allora, faccio subito una domanda. Vai. Ma siete andati a teatro questa settimana? Allora, dovevo andarci ieri sera. Io dovevo andare a vedere una rassegna dentro Jazzmi. Quindi non era proprio teatro, però diciamo saltato. Che aveva a che fare con la cultura, però era all'aperto, gli era diluviato e quindi l'hanno fatta saltare sostanzialmente. Ce la siamo persi, quindi settimana non siamo riusciti, no. No. Però... Però io ho tre nuovi consigli da darvi. Oh, bene, 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 bene. Allora, parto subito. Vai, vai, vai col primo consiglio. Allora, primo consiglio, sabato e domenica, quindi domani e dopodomani, c'è un bellissimo spettacolo itinerante per scoprire il Parco Nord di Milano. Quindi, Metropolitana, MM, Ponale. Là, subito all'uscita della Metropolitana, c'è un giardinetto pubblico, là c'è il ritrovo di questa compagnia che si chiama Compagnia Oies, una compagnia che io seguo da tantissimi anni, e è una compagnia che in questi ultimi anni si sta, diciamo così, si sta rivolgendo ad una serie di progetti legati al territorio, e loro hanno fatto questo progetto che si chiama Parchi Sommersi. Hanno fatto un primo capitolo legato al Parco Lambro, adesso stanno appunto facendo questo spettacolo itinerante nel Parco Nord e poi ci saranno altri capitoli legati ai parchi di Milano. È uno spettacolo itinerante bellissimo, costruito su una storia che lega una giovane coppia in cerca di casa con una signora che abita da sola in una casa proprio che si affaccia sul Parco Nord. Il destino di queste tre persone si intreccia e c'è la scoperta di un passato legato alla Milano degli anni 70 e un presente legato alla situazione attuale delle giovani coppie in cerca di casa, ma comunque in generale di chi cerca casa a Milano e deve guardare ai quartieri di Milano e se si può riscoprirne anche la storia. E dicevi Tamara, è itinerante all'interno del parco anche, cioè non ho capito, si muove... Sì. No, è proprio, sì. Praticamente si parte da una zona del Parco Nord e poi si attraversa gran parte del Parco Nord. Io l'ho fatto, ci vuole un'ora e mezza, con delle cuffie, quindi sei immerso all'interno di questa narrazione ed è bellissimo perché adesso si fa le 5:30, quindi al calar delle luci della sera e quindi si vede anche il cambiamento delle luci all'interno del Parco Nord. Peraltro il Parco Nord è l'unico parco di Milano senza illuminazione artificiale per permettere alla fauna e alla flora di svilupparsi nella maniera più naturale possibile. Quindi è davvero un'esperienza particolare. Sai, quindi, appunto, nel caso di maltempo si fa lo stesso, sono organizzati, si fa lo stesso. Si porta l'ombrellino, si deve prenotare sul sito della compagnia Oies, poi vi danno tutte le informazioni, però si può fare con qualsiasi, diciamo così, situazione atmosferica. No, scusami, però ma hai visto un'esperienza molto bella. Bello, scusi la domanda un po' banale, ma appunto visto il momento era da capire se si potesse fare lo stesso. No, interessante. Certo. Anzi, anche interessante molto. Capire come appunto, cioè, anzi quasi, cioè se l'avete già fatto con il bel tempo, tornate a farlo con brutto tempo, cioè cambia un po' cambia l'esperienza. Lo spettacolo, esatto, cambia molto. Sì, perché devo dirti che la storia rimane sempre la stessa, perché c'è appunto una storia che guida il cammino, però cambiano moltissimo le atmosfere. Io l'ho fatto con una leggera pioggerellina e quindi devo dirti che comunque i colori cambiano. Immagino, c'è è veramente un bellissimo percorso. Bello. Quindi questo è il primo consiglio per il sabato e la domenica. Sabato e domenica. Invece, altri due spettacoli, anzi devo dirti, è uno spettacolo e poi una rassegna. Lo spettacolo è Parlami come la pioggia, Teatro Franco Parenti, quindi siamo in Porta Romana, Metropolitana Gialla, centro di Milano. E Parlami come la pioggia sono 5 atti unici di Tennessee Williams, 4 di questi atti unici sono inediti in Italia, la traduzione e adattamento è di Masolino D'Amico. In scena ci sono due attori strepitosi, Valentina Picello e Francesco Sferrazza Papa, la regia di Andrea Piazza, le scene e i costumi sono di Alice Vanini Tomola e produzione Teatro Franco Parenti. Ci sono questi 5 atti in cui si racconta la storia di 5 coppie che si rapportano fra loro attraverso relazioni diverse, possono essere madre e figlio, 2 bambini che si incontrano, una coppia di diversa età e in tutte e 5 le storie si racconta la fragilità umana e
la grande domanda, che è una domanda che, a cui non possiamo dare risposta, è: perché è così difficile sentirsi felici? Perché siamo così perché quando siamo così vulnerabili non riusciamo a chiedere aiuto. E quindi diciamo che è una storia, anzi sono 5 storie che ci portano dentro una emotività potente che Valentina Picello e Francesco Sferrazza Pappa portano in scena in una maniera potentissima, ma al tempo stesso la regia di Andrea Piazza ci porta in una dimensione molto poetica, attraverso anche una composizione musicale originale e attraverso una scenografia che ci porta nei ricordi e in una malinconia che in qualche modo ci accarezza, ma che ci porta anche a delle riflessioni molto molto profonde. Io sono uscita in lacrime, ma anche questo fa parte del teatro, della narrazione del teatro. Cioè, con questa recensione io andrei solo per la poesia della recensione di Tamara, cioè dovrebbero assumerti quelli della compagnia. Non vi racconto niente che non ho visto, perché mi piace molto il teatro, secondo me aiuta tantissimo anche nel proprio percorso personale, ad entrare in connessione con le proprie emozioni. Okay. Consiglio tecnico, portatevi i fazzoletti, però, giusto, perché sì. Si esce in lacrime, okay. Però lacrime sì. Che fanno bene all'animo. Io sono uscita in lacrime, però sono delle lacrime che fanno bene. È una ragazza sensibile. Sta la sensibilità. Una ragazza sensibile. Un po' troppo, un po' meno dovrei. Allora, terzo consiglio invece è una rassegna che io vi consiglio di seguire, quindi ci sono vari appuntamenti nel corso dell'anno, ma io vi consiglio di seguirli sia su Instagram che sul loro sito, Le Stanze. Praticamente è un teatro fuori dai teatri, se ne occupa Alberica Quinto, che è una donna che si occupa di cultura da tantissimi anni, in moltissimi ambiti, si occupa di stanze che in questo caso propone spettacoli in spazi non teatrali con compagnie molto importanti. I prossimi 2 appuntamenti, che sono a novembre, e vi consiglio di prenotare perché i posti finiscono subito, a info@lestanze.eu, e sono spettacoli molto diversi. Uno di questi spettacoli è Exhibition, della compagnia italo-australiana Cuocolo Bosetti, che sarà uno spettacolo in cuffia al Teatro del Novecento. Quindi si può vedere il Teatro del Novecento attraverso una narrazione teatrale. Io credo che sia un'occasione unica. Gli spettacoli che propone Stanze avvengono in spazi davvero... Io ho visto uno spettacolo al Museo della Scienza e della Tecnica, ho visto uno spettacolo al Museo della Scienza Naturale, e devo dire che sono occasioni in cui il teatro si intreccia con un altro ambiente della cultura e che porta insomma a una narrazione molto molto particolare. Quindi vi consiglio di seguire la rassegna e i vari spettacoli. Ci sarà anche Licia la Nera, che è un'altra artista incredibile. Te capì? Non mi sarei mai aspettato. Ne hai un po' di cose da fare questo weekend dentro i musei. Dentro i musei, interessante. Mi dispiace Lorenzo che non ho niente da proporti che sia legato al cibo. Però mi impegnerò a provare anche qualcosa. Questa cosa. Sì. Vabbè, però no, ma è bello coniugare il cibo al teatro. Io lo trovo comunque una sorta di percorso. Mi impegnerò a trovare qualcosa da proporti, però. Va bene, Tamara, grazie mille. Secondo me siamo una maggioranza silenziosa. Sì, forse può essere. Diciamo che Lorenzo ha questa cosa che dal mezzogiorno del venerdì inizia il weekend ed è culinario praticamente. Cioè ogni cosa, quindi abbiamo il pranzo del venerdì, l'aperitivo del venerdì, la cena del venerdì, pranzo del venerdì lo passo a letto, colazione, pranzo e cena, aperitivo del sabato, la domenica, e lui riesce a combinare questo. Ma è un percorso artistico anche quello. Non lo valuterei. È golosaria tutto l'anno per Lorenzo. Mara, ricordaci un attimo però, se vogliamo approfondire tutto quello che è il mondo del teatro, soprattutto la tua grande conoscenza e bravura sul tema, dove possiamo approfondire appunto e trovarti? Allora, io curo e conduco una trasmissione su Milanao, canale 191 del digitale, il venerdì alle 16.30 fino alle 18 avremo tanti ospiti, tanti percorsi, e siamo anche in replica su Antenna 3 il lunedì alle 23.30, quindi... avete più possibilità. Un'ora e mezza di trasmissione, un'ora e mezza di trasmissione fai. Sì, abbiamo un'occasione, grazie al direttore Fabio Ravezzani, che ci permette questo spazio in cui gli ospiti possono raccontare i loro progetti liberamente, e possono i telespettatori e le telespettatrici
scusate, è caduto il quando nomini, quando nomini il direttore bisogna stare attenti. Esatto. Quindi, ecco, un saluto. In tempi di pandemia è successo a tutti, sì, questa infatti, cosa. Infatti. Quindi... E la gente aveva i calzoncini e le mutande sotto. Chico testa aveva. Quindi, complimenti, no, a Tamara che invece, Tamara che invece si mette l'abito buono per fare il collegamento con noi, infatti. No, assolutamente, perché meritate tutta l'attenzione e la cura possibile. Grazie. E quindi... insomma, possiamo seguirti. Noi chiacchieriamo di teatro perché il teatro deve diventare un'abitudine. Ecco, ricordiamo sempre questa cosa qui che è un po' il lancio sempre di Tamara. Ricordiamo appunto il teatro come abitudine. Tamara, grazie mille, ci sentiamo grazie quindi di nuovo settimana prossima, giovedì, torniamo giovedì, perché giovedì siamo di nuovo qua, va bene? Grazie Tamara. Grazie Fabio, grazie Lorenzo, grazie a tutti e a tutte. Ciao. Ciao.